Allora, ciao a tutti quanti da me, Light Movies, Dani e Cinzia, e facciamo una FAQ numero 9 e siamo in due come l'altra volta, visto che comunque vi è piaciuto, e lo facciamo diretto così dal desktop, così è più veloce e più familiare anche. Dunque, Angelo Giannone dice: ciao Dani, cosa ne pensi di Terry Gilliam, Guglielmo del Toro e di Fratelli Coen? Allora, Terry Gilliam non ho presente adesso cosa ha fatto. Guglielmo del Toro mi piace, e tra l'altro io sono un estimatore di Pacific Rim e sono veramente incazzato come una iena per il fatto che non sia andato in porto quella cosa con Hideo Kojima di Silent Hills. Però va bene, adesso vediamo nuovo che farà e mi piacciono soprattutto le creature che lui va sempre ad immaginare, a fare. Anche, ho visto poi tra l'altro di recente Il Labirinto del Fauno e abbiamo discusso a morte io e lei su questo film, però devo dire che si vede la mano di Guglielmo del Toro lì e niente. Invece i Fratelli Coen, non lo so, i Fratelli Coen ci sono dei prodotti che mi piacciono e altri un po' meno, però diciamo che siccome Terry Gilliam non mi ricordo cosa ha fatto di questi tre, comunque Guglielmo del Toro è quello che preferisco. Tu? Terry Gilliam, non lo so se ho visto qualcosa di Terry Gilliam, quindi passo. E Guillermo del Toro, di sicuro ho visto solo Il Labirinto del Fauno, su cui abbiamo discusso, vuol dire che io lo adoro e a lui non piace, Non è quindi. vero, non è che non mi piace. Abbiamo Il idee finale. differenti più che sul finale, sul discorso se sia un fantasy nella vita reale o un film realistico con un'impronta fantasy. Vabbè, poi comunque magari approfondirò la Vabbè, cosa. comunque, quel film lì è uno dei miei preferiti, quindi direi che per quel che ho visto mi piace. Fratelli Coen, ho visto solo il titolo, credo che fosse Fratello dove sei, e quello l'ho adorato, quindi devo dire, due film che mi piacciono molto, poi magari ho visto anche altre cose di uno dell'altro, ma non sapevo che era loro, su Terry Gilliam passo. Italian Anime, qual è il tuo film di animazione preferito? Forse Dragon Slayer, anche se non è un film, è un videogioco, però fondamentalmente era un film di animazione, quindi no, non lo so, perché non vado particolarmente pazzo per i film di animazione, però ne ho visti tanti, perché comunque sono cresciuto con i classici Disney. Però se devo scegliere un preferito, diciamo quello a cui più sono legato è quello di Don Bluth, Prisioniero Segreto di Nim. Mi stavo Ansia. stressando. Tu? E vorrebbe un elenco in PDF perché io adoro i film animazione. Per varie ragioni, Re Leone. Per estetica, trama e colonna sonora e affetto personale. Lady Valer 87, cosa ne pensi se l'hai vista la serie di Sherlock? Io no, lei sì. E sì, però mi mancano, mi credo, le ultime due stagioni, ma quello che ho visto, bello. Tanto bello, Cumberbatch, mi è piaciuto molto, devo dire. È bella l'idea dell'ambientazione moderna e secondo me sono riusciti a trasporre Sherlock in maniera fedele, riuscendo a fare una cosa diversa. E c'è una delle scene che adesso non sto a descrivere, che però una delle scene di una serie in assoluto più bella, più riuscita, più geniale. Poi magari se qualcuno vuole saperlo lo dico un'altra volta, però. Aladdin Sane, Hussein, Boh. ti piacerebbe fare uno o più video dove mostri quali sono gli Questa è tua. aspetti oggettivi di un film per riuscire a dargli una valutazione, spiegare quando questi aspetti sono relativi bene o male, magari attraverso degli esempi di alcuni film? Come ti ho risposto sotto, è una proposta molto interessante, non è facile però, cioè, spero di riuscirci, perché adesso non è che, cioè, delle volte mi scrivete come se io fossi un professionista di chissà quale livello. Però ci provo, non mi costa niente, quindi vediamo cosa viene fuori. Ludwig Gironacci, cosa ne pensi degli slasher come Venerdì 13, Halloween e Nightmare? Dato che quest'anno i primi due avranno dei remake, allora, c'è già stato il remake di Nightmare e non mi è piaciuto granché. Io non sono contro i remake, che togliamo questa cosa è l'epoca di remake, ci sono sempre stati remake dai tempi che furono. E come dimostrano La Cosa e la Mosca, se fai
fai qualcosa di fatto bene a livello di sceneggiatura, possono venire fuori anche dei bei remake. Non è facile però, e non sono molto interessato al fatto che vengano fuori remake di Venerdì 13 e Halloween e Nightmare, perché sono classicissimi degli slasher movie che secondo me hanno fatto il loro tempo, quello degli anni 80, anni 70-80. Tu hai visto solo Nightmare, vero? Sì, ma a me gli slasher non piacciono. Quindi, di base, poi magari c'è qualche eccezione, quindi non mi pronuncio. King Ghidorah. Pensate che i videogiochi possano essere visti come film, tipo Metal Gear Solid, la regia, colonna sonora, eccetera, che caratterizza film di altro livello. Lei non videogioca, quindi rispondo io. Shame on me. Sì, perché fondamentalmente ormai hanno sceneggiature che rivaleggiano con quelle dei film. Cioè quella di Metal Gear Solid è mostruosa. Io a un certo punto mi sono perso, cioè non li ho giocati tutti, perché il 4 ce l'ho a metà, il 5 non l'ho giocato, Phantom Pain men che meno, e però cioè, io mi ricordo Metal Gear Solid, il primo, o meglio che poi è il terzo, però il primo dei Solid, a me il dialogo tra Snake e Sniper Wolf ha fatto piangere, cioè una scrittura, una sceneggiatura e un'enfasi in quel dialogo che è mostruosa. Comunque sì, come sì, assolutamente, ma anche viceversa, tra l'altro, ormai anche i film sono diventati videogioconi con testa computer grafica, quindi fammene vedere uno che rispondo anch'io. Simone Calloni, cosa ne pensi di Blade Runner? Sei interessato al sequel che uscirà quest'anno? Blade Runner è uno dei due film su cui Ridley Scott ha costruito la sua carriera, l'altro è Alien, lo sappiamo, e gran film, tra l'altro, che non ebbe bisogno di lanciare, ma confermò Harrison Ford. È un bel film di fantascienza, l'ho sempre adorato, uno dei classicissimi, e non sono assolutamente interessato al sequel, perché non ne vedo il senso, perché devi fare un sequel di un film di quasi ormai 40 anni fa? Non lo so, tu non l'hai visto più grande. No. Kylo Ren, mi raccomando, tienti la maschera. Cosa ne pensi della CGI nei film? Dipende, se è ben fatta e soprattutto se non è esagerata, va bene, perché consente di fare cose che sono, non sarebbero alla portata, se no. Per esempio, prendete il King Kong di Peter Jackson. Peter Jackson ha potuto reinserire in King Kong delle scene che furono girate anche all'epoca nel 33, ma erano talmente visibilmente finte che vennero tolte, mi riferisco a quando cadono giù nella buca, che vengono attaccati da tutti i mostri, quelle cose lì, no? Quindi oggi è stato possibile a Peter Jackson reinserire quella scena, è stato possibile fare un Signore degli Anelli come si deve, grazie alla computer grafica. Se avessero fatto solo pupazzi, queste cose qui, non sarebbe venuto bene, perché come le ricrei tutte quelle ambientazioni così fenomenali? Quindi benvenga la CG quando serve, però ci sono delle volte che viene, ne abusano e viene fatta male. Un esempio, nel nuovo La Bella e la Bestia. Aia, sì. Porca miseria, è di gomma quella faccia della bestia. Perché se un film di 40 anni fa, se un film di 40 anni fa come Legend aveva un diavolo con un make-up perfetto che regge ancora oggi, perché tu lo guardi, è bello ancora oggi, perché non puoi fare così anche la bestia della Bella e la Bestia? Puoi farla, e invece no, hanno dovuto farlo in computer grafica che non serviva, una computer grafica che si vede che sembra uscita da PlayStation 2. Tu cosa ne pensi della CGI? Io, da profana, per me vale la regola che se mi accorgo che è di gomma, stona. Sì, fondamentalmente se è fatto bene non noto che c'è la CG, diciamo, non mi metto a pensare, ah, questo l'hanno fatto in CG, questo l'hanno truccato. Se fila liscio e non mi accorgo dell'effetto, va bene, se no vuol dire che c'è qualcosa che non va, fondamentalmente. Genere preferito? Io non ho un genere preferito, come anche nella musica, se guardo quello che mi piace, punto. Cioè, ad esempio, io non amo particolarmente i musical, ecco. Però guai a toccarmi Jesus Christ Superstar, per dire, quindi perché? Come nella musica non ho un cantante preferito, ma ho una canzone magari preferita che può essere anche di un genere che normalmente non ascolto, e ho più che altro uno stile preferito, che è quello noir bianco e nero. Quello sei tu? Più o meno la stessa cosa, per dire, a me piacciono tantissimo i musical, studio anche musical, però
Grease. Non mi piace, non è che se un musical mi piace. In genere non mi piacciono gli horror, ma Babadook mi è piaciuto tantissimo. Quindi appunto dipende, per me è la, più che altro la qualità e il come mi racconti una cosa alla fine. Anche stessa cosa nella musica. Fede 177. Cosa succederà adesso con la morte di Carrie Fisher nella saga di Star Wars? Cosa faresti per riportarla in vita e per rovinare la saga, e per non rovinare la saga? Allora, episodio 9 è stato già girato per intero quando Carrie Fisher è morta, era già in post-produzione, quindi comunque in episodio 9 lei c'è. L'episodio 9, adesso io non so come vorranno portare avanti la cosa, possono anche farla morire nel mentre, cioè tra i due film inizia episodio 9 e si sa che è morta, appunto. Riportarla in vita no, no e no, perché quella faccia di gomma in Rogue One del povero Peter Cushing, no e no. E vi dirò di più, non è nemmeno una cosa così semplice, perché tu, Disney, dovresti andare a bussare alla porta due o tre mesi dopo, perché l'episodio 9 stanno già iniziando a scriverlo, cioè scriverlo l'hanno già scritto. Stanno già iniziando a girarlo mentre in post-produzione l'8, se vuoi farlo uscire un anno, uno o due anni dopo l'altro. E quindi le cose sono molto veloci. Devi andare a bussare alla figlia di Carrie Fisher, che gli sono appena morte mamma e nonna, a dire: scusa, possiamo ricreare tua mamma in CG? Perché devi chiederle i diritti. E cioè, io rimarrei a fare in culo, quindi non è una cosa così semplice, capite? Quindi no, per piacere no. Carrie Fisher è morta, appunto. L'unica cosa è il 9 non avevano ancora girato niente con lei. No. E allora qualunque cosa tranne rifarla di gomma, perché a me ha dato fastidio sia, come si chiamava? Peter Cushing. Sia Peter Cushing che si vedeva tanto, ma a me ha dato fastidio anche tanto la semplice comparsata di lei in gomma. Falla vedere di spalle. Perché mi ha dato proprio fastidio tanto. Si può dire quello che si vuole, ma la computer grafica, per quanto possa essere fatta bene a livello facciale, eccetera, eccetera, non restituisce la profondità di sguardo. Non avete visto la faccia di un, mai avete mai visto la faccia di un morto? Non è che per il fatto che prima era vivo non ti accorgi che è morto. C'ha gli occhi vitrei che non sono più, sono privi di vita, lo sguardo è privo di vita, è lo stesso lì, cioè tu vedi una faccia in computer grafica, per quanto sia fatta bene, lo sguardo è di un morto che parla, e questo è il punto, quindi no. Allora, Simone Calloni, la risposta doppia funziona perché arricchisce il contenuto, non è una domanda, non è una domanda. Comunque, grazie per i complimenti, come vedi continuiamo con questa cosa. Grazie, Mister Fenty. Secondo te Tarantino ha mai fatto un capolavoro che rimane nella storia del cinema? Pulp Fiction in assoluto. Pulp Fiction. Anche in parte Kill Bill, soprattutto il primo Kill capitolo, Bill. Ma Pulp Fiction è, cioè, tutte le citazioni che ancora oggi si prendono da Pulp Fiction lo hanno lanciato ormai nella storia del cinema e vi rimarrà. Emanuele, ma cosa ne pensi del Padrino? L'ho visto tanti anni fa. Mi ha ancora scioccato oggi sapere che la scena della testa di cavallo nel letto era vera per suscitare il vero disgusto e spavento dell'attore in quel momento. Comunque c'è un grandissimo Al Pacino e quindi tu non l'hai visto. Io non l'ho visto. Comunque io su Tarantino Kill Bill. Leonardo Santoni. Domanda elementare, come faccio a distinguere un film che ha problemi di ritmo e uno che è semplicemente lento? Allora, ti faccio la metafora camminando. Allora, se io cammino piano, ma in modo costante, ho un ritmo nel camminare, anche se sono lento. Se invece io vado lento, poi vado veloce, poi vado lento, poi vado veloce, cambio il ritmo, cioè cambio la mia velocità ma mantengo comunque un ritmo, no? Se invece il mio cambiare il ritmo, cioè andare veloce, andare piano, è a caso, del tipo due passi veloci e uno lento, poi quattro passi veloci, due lenti, così a caso, quello diventa un ritmo a caso, cioè vado a perdere di ritmo. Lo stesso vale per un film. Un film lento non vuol dire che non abbia ritmo, semplicemente ha un ritmo appunto lento, infatti esiste anche il ritmo lento, lo vedi anche comunque nella musica, c'è cioè il lento, il classico lento,
se all'orecchio lo percepisci comunque piacevole, vuol dire che la musica ha un buon ritmo, e viceversa. Quindi veloce non vuol dire ritmato e lento non vuol dire senza ritmo, quindi è proprio una, sono proprio due cose completamente diverse. Forse confondi la lentezza con la noia, che sono altre due cose, che poi anche lì non è detto che un film lento possa essere noioso, debba per forza essere noioso. Se ha ritmo non è noioso. Mi sembra di aver dato l'esperto sei tu, quindi no, io posso al massimo dare la risposta da profana. Se ha problemi di ritmo o mi perdo o lo spengo dopo 20 minuti. Se è lento, può essere uno stile, quindi c'è sia l'opzione che mi piace perché comunque ha ritmo e mi prende, sia che il ritmo ce l'ha però proprio non mi prende, e a quel punto mi addormento, però non mi perdo. Se ha problemi di ritmo non lo seguo. No, infatti non è, sono proprio due cose completamente diverse. La velocità e il ritmo, cioè il ritmo non è collegato alla velocità, è quello il punto. Ma uno pensa che ritmato voglia dire veloce, no, vuol dire cadenzato in maniera giusta, in maniera regolare. E allora, tanto che in musica si dice allo stesso, infatti, modo. Allora, non trovi che Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, Chiedere over 94, sia un gran film? Assolutamente sì, credo che Rigliotti in particolare sia stato grandioso nel suo ruolo, sì, molto bravo. Tra l'altro Martin Scorsese è un regista che mi piace molto, lì tra l'altro che l'ho anche consigliato in uno dei miei video, che dobbiamo ancora vedere perché tu non l'hai visto, ma io dovrò fartelo vedere. Cosa? L'ultima tentazione di Cristo. Ah, film quello, molto, sì, molto coraggioso. Tu non hai visto Quei bravi ragazzi? E lì impilato su quelli da vedere da tipo mesi. Carmine Buttiglione, cosa ne pensi dei film Split di Salamea? Non l'ho visto. Non l'ho visto. Mi dispiace. Allora. Jack di Spade, buongiorno Dani, signora. Non sono la sua signora. Non è la mia signora, è la mia coinquilina. Allora, dato che frequenta il mondo del teatro, ci chiede lavoro teatrale. E casca malissimo. Casca male perché non lo conosco. E dunque. Maria Gianna, che rispondi tu, Cinzia, che ruoli ricopre in teatro, drammatici, commedie e di altro tipo? Io ti ho risposto nel sì, generico. Sì, allora più o meno breve, sì. Però, Sì, sì, confermo quello che ha scritto Dani. Quando ti formi per diventare attore devi imparare a fare tutto. È chiaro che ci sono cose per cui sarai più tagliato, però... per dire, io una volta ho fatto Ursula della Sirenetta e l'anno successivo, sempre nel musical di Frankenstein Junior, ho fatto Igor. Poi appunto capita lo spettacolo di prosa, capita il musical, capita la lettura di poesie, capita l'evento culturale. Quindi diciamo che sono abbastanza forte sui cattivi, ecco. Diciamo, nei musical sono più tagliata per i cattivi. Ciò non vuol dire che se mi mettono a fare Ariel della Sirenetta faccio finta di essere scema e la faccio, perché è lavoro. Allora, Jumpstig chiede, l'anno prossimo sulla piattaforma di streaming Netflix uscirà un film prodotto dal regista David Ayer, Fury Suicide Squad, si sappiamo chi è, con attore protagonista Will Smith, che ti dico, a me è piaciuto solo in Will il Principe di Bel-Air. Io continuo, guardo in faccia Will Smith e per me è Will il Principe di Bel-Air. Non riesco a farmi piacere Will Smith al di fuori di quel prodotto. E poi da quando ha cercato di infilare suo figlio, che è un cane, scusate, un cane ovunque, mi ha cominciato a stare sulle palle, scusatemi, ma... Inoltre, il noto sito ha comprato i diritti dei Irishman, pellicola marchiata Martin Scorsese. Dovrebbe uscire nel 2019, ci saranno Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino. Ehi, giovanissimi proprio! Di questo passo Joe pensi Pesci, che Netflix si titolerà tradizionali multisala? Ma no. Assolutamente, ma quando mai? Non assolutamente, niente, nessuno sostituisce in multisala un cinema. Il cinema, sai, questa cosa qui io la sento dire fino a quando sono piccolo, esci con i videoregistratori, chiuderanno i cinema. No, si dice che si sta sottovalutando le potenzialità, il budget economico della piattaforma cinefila. No, non ho capito la no, domanda. No. No, sul fatto collegato, che chiuderanno in bus di sala, no, assolutamente no. Allora, LOL25,
La mia domanda è questa: cosa ne pensi del fatto che ormai praticamente tutti i film d'animazione siano fatti in CGI? LOL 25. Non credi che siano tutti un po' troppo uguali tra loro, privi di fantasia? Io personalmente ripiango molto l'animazione tradizionale, che ormai sta scomparendo dal grande schermo. Allora, intanto l'animazione tradizionale non sta scomparendo dal grande schermo perché i giapponesi continuano a produrla e sono stati tra l'altro i primi anche a produrla all'epoca. Sì, poi non arrivavano qua i prodotti, diciamo che i primi prodotti che sono arrivati qua sono stati poi negli anni 70, ma ce n'erano anche di molto più vecchi, anche se ovviamente i grandi classici Disney partono dagli anni, dagli anni 40, sì, ma ho capito, ma sì, i giapponesi già li stavano facendo, non sono arrivati qua. E quindi non è vero che, è vero che dalla parte ormai classica, cioè chi prima faceva animazione classica ormai si è dato alla CG, come appunto Disney. Mi piacerebbe che tornasse a fare cartoni animati, però ormai la moda è quella, il mercato è quello, il mercato chiede quello, i bambini si appassionano a quello. E poi sapete cosa c'è anche il discorso? Che i modelli sono fatti in tre dimensioni e gli è più facile poi fare anche i pupazzi, è marketing. E hanno già il modello tridimensionale del pupazzo che possono andare poi a fare, prendono semplicemente il file in CAD, in 3D Studio, e lo passano ai produttori e hanno già fatto il giocattolo pupazzo, quello che è, quindi in scalano uno quello che vogliono. Quindi è anche legato ormai al marketing il fatto di fare il cartone animato in CG. E tu invece cosa ne pensi del... No, non sono d'accordo, perché animazione tradizionale e CG sono due tecniche, sono due linguaggi, non sono contenuti. L'animazione tradizionale può essere fatta bene, con stile, con fantasia o ricopiando vecchi modelli, stessa cosa per la CG. Mi piacerebbe che esistessero entrambe le cose, questo sì, che non si trattasse di sostituzione, perché sono proprio linguaggi diversi. Però il discorso, l'animazione tradizionale era bella, i bei tempi andati, mi sembra un po' riduttivo, perché anche la CG può essere fatta in modi diversi, come dicevo prima, è il livello, è il modo che cambia, non il linguaggio. Bene, queste erano le vostre domande, vi ringrazio per avermele fatte. Mettete sotto questo video quelle nuove, me ne sono perse perché ancora alcuni non hanno capito che vanno messe sotto il video delle domande. Io non posso andare a spulciare tutti i video che ho fatto indietro per vedere dove, che domande mi avete fatto e dove, non riesco fisicamente, cioè, perché in mezzo a tutti i commenti magari mi fate una domanda, quindi fatemela qui sotto con l'hashtag FAQ, in modo che io le veda, che poi non le vedo lo stesso, perché ho comunque iniziato a leggere cose che non erano domande, ma fa niente, comunque mi fa piacere anche citarvi poi nel video, perché giustamente mi avete scritto e mi avete risposto. E quindi niente, per questo era tutto, un saluto quindi da me e da Cinzia e dalla non signora e ci sentiamo come sempre al prossimo video. Basta. Ciao.